Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con MotoGP 2021. Torniamo con il nostro mitico Pino Pilotino. Signori, abbiate pazienza, come molti di voi già sapranno, siamo ancora in fase di trasloco, quindi adesso riprenderemo pian piano, ci stiamo finendo di sistemare il tutto, quindi sto tornando operativo. Abbiate pazienza se è mancato un pochino il nostro Pino, ma in realtà sono mancati un pochino tutti gli altri video. Adesso abbiamo iniziato anche Resident Evil e pian piano, come detto ragazzi, riprenderemo anche con MotoGP e tutte le altre serie. Dovete solamente pazientare un pochino, però è stata ed è abbastanza complicato il tutto, quindi ce la stiamo per fare, ce la stiamo per fare. Allora, riprendiamo come detto con il nostro Pino. Eravamo al Mugello, qualcosa è arrivato apparentemente, area motore e area telaio. Quindi secondo me già li possiamo mettere, poi magari me li rigestisco io, quelli lì che stanno facendo ricerca e sviluppo. Per il momento però hanno completato, e quindi direi che possiamo scendere in pista. Mi farò adesso le mie prove libere, devo riprenderci un po' la mano, vediamo cosa riusciremo a combinare. Tra l'altro, gara bagnata. Bene, altra cosa che ho fatto, è uscita una patch, però non mi sembra che sia stato attivato il fatto del recupero delle moto dell'intelligenza artificiale, quindi per il momento l'ho tolta anche per quanto riguarda il nostro Pino. Poi appena sarà attivato anche all'intelligenza artificiale, magari ditemelo anche voi nei commenti, che magari mi perdo qualche patch o altro, e lo riattiviamo in generale. Comunque, come detto, mi vado a fare le prove libere, vediamo sul bagnato cosa riusciamo a combinare, se riusciamo a stare in piedi. Dubito, dubito. Pronti allora per la gara, signori, nelle Q1. Purtroppo abbiamo fatto il sesto tempo, quindi non siamo riusciti ad entrare nelle Q2, per quanto stavo facendo l'ultimo giro sotto il tempo che avevamo fatto prima, è finita a benzina. E questo è quanto. Comunque. Pronti per questo Gran Premio del Mugello? Andiamo a vedere un attimino la situazione, come sempre. La tensione al massimo, lascia fare, questi ragazzi sono dei campioni, quel poco che cambiamo. Qualsiasi tipo di pressione. Allora, per quanto riguarda invece gli pneumatici, per quanto riguarda i consumi, ho visto che all'anteriore la soft ci potrebbe anche stare, al posteriore io azzarderei anche una media, signori, infatti è quella che ci consiglia, perché 8 giri dovrebbero essere di gara, 8 giri non ce la facciamo con la soft, quindi andiamo così. Più che altro sia per i consumi ma soprattutto per le temperature, perché raggiungere la temperatura troppo alta era sempre rossa in curva, e quindi si ha meno grip, e soprattutto alla lunga 8 giri insomma potrebbe essere problematico. Comunque ragazzuoli, voi mi raccomando come sempre lasciate like e condividete per supportare la serie e il canale, il nostro buon Pino Pilotino. Ora adesso come detto abbiate 16ª posizione, comunque abbiate pazienza in questo periodo, come detto che i video arriveranno un po' come posso, un po' come posso, abbiate pazienza. Uno dei tracciati più tecnici e spettacolari di tutto il campionato. Molto bello il Mugello, speriamo di riuscire a far bene. Dai Pino. Tra l'altro ho provato anche a mettere il traction control a 4, per quanto siamo sul bagnato, però più o meno sono riuscito a non far danni, per quanto quando si gira da solo è più facile, ma traction control, uppela, sono riuscito a tenerlo su 4 e a non far cadere il nostro buon Pino, quindi proviamo, perché comunque il traction control più basso ce l'hai più immediato hai. Orco 2. Madonna che rischio. E più immediato hai il gas, per quanto certo in alcune situazioni ti possa far sguisciare il posteriore, però se si riesce a stare un po' a corto, certo 4 non è che sia basso, però. Allora torniamo qua, Power 2, che se no finiamo la benza come in qualifica. Cioè, per carità, in qualifica avevo azzardato io a provare ancora un altro giro più di quelli previsti, però vedevo che c'era ancora un po' di margine. Ora abbiamo perso un po' di posizioni con quell'errore lì, quindi cerchiamo di... niente, continuiamo a fare errori ignobili, Pino, mannaggiala. Aspetta, questi ce li abbiamo, signori, ce li abbiamo, non vi preoccupate.
Devo un attimo riscaldare Pino, ma... Avevamo un... Allora, il ritmo c'è, Pino c'è. Il problema è che c'è anche l'errore per Pino, e quello è un po' il problema grande. Piano piano qua Pino, piano piano. Power 3 sul dritto. Proviamo a recuperare qualcosina in scia. Ma forse la patch ha risolto qualcosa a livello di velocità dell'intelligenza artificiale sul dritto, perché Pino comunque si insinua, scalatona da panico per lui. Piano piano a dar gas, non esageriamo, sennò ce ne andiamo per terra. Attenzione anche qui, cambio di direzione sempre problematico per quanto riguarda il nostro buon Pino. Attenzione qui, Valentino, e quella è una delle cose che ho modificato nell'assetto, un po' più veloce nel cambio di direzione, ma per quello, se voi vedete il fatto dell'assetto che metto sempre lo stesso, non vi preoccupate, perché l'unica cosa che ho cambiato è stato forse i rapporti non lunghissimi e il destra-sinistra un po' più veloce e un po' di sottosterzo, che sono cose che più o meno riscontro in tutte le piste, quindi o da asciutto, da bagnato, non vi preoccupate, perché non ho cambiato niente di particolare che va a modificare proprio il comportamento, diciamo, più al cuore della moto, ma sono semplicemente quelli che sono più a sensazioni di gameplay, diciamo, quindi sono le classiche cose. Occhio qua, occhio qua. Niente, ci sposta un pochino all'esterno e ci fa perdere anche un'altra posizione. Nakagami. No, no Pino, no Pino. Attenzione qui, staccatona per Pino. Dobbiamo riprenderci la posizione. Ora, come detto, è da un po' che non giocavo, quindi ho fatto un po' di prove libere, ma bisogna ritrovare un attimino il feeling in gara con le due ruote. Piano piano, Pino Pino, però ci troveremo a recuperare 19esima posizione, veramente ignobile. Mia, come ti arriva di staccatona, mamma mia, lì come se l'è fatta tutta di derapata Pino, con quale aggressività. Non abbiamo fatto cadere manco nessuno per ora, eh. Non so se sia un lato positivo o negativo, ma dipende un po' dai punti di vista. Secondo voi è un lato positivo o negativo quello di non aver fatto cadere nessuno ancora? Ancora, perché la gara... Ma no, avverte lui la tagliata, noi l'abbiamo solo aiutato a tagliarla, ma... Ci spingono. Attenzione qua, attenzione qui. Allora, siamo partiti sedicesimi, che tutto sommato non era male come posizione, soprattutto per, diciamo, non aver giocato da un po' di una settimanina più o meno, oltre al fatto che siamo anche sul bagnato, quindi ci può anche... Madonna! Volato via, credo malissimo. Vabbè, la domanda di prima naturalmente trova risposta ora. Però lì avevo visto il pertugio, signori. Pino ha visto il pertugio, che fa? Non si insinua? Quando Pino vede dei pertugi in ogni dove si insinua. Questo gli ha dato anche dei problemi a livello legale, ma... Dai, Pino. Che ci pensa Buzzi? Attenzione! Vai così, Power 3, che tutto fa brodo. Siamo... Oh, non... Che fa? Spinge? Chiediamo scusa a noi, Pino? Che devi chiedere scusa? Mostra il dito medio con eleganza. Scusa, ti tamponano e chiedi scusa? Dito medio e cric sui denti. In amicizia sempre, sia chiaro. A cannone, a cannone. Scalala, Pino, scalala. Prima abbiamo fatto una staccata qui in derapata, bellissima. Adesso dobbiamo cercare di riprendere un pochino questi qui davanti, non sarà affatto facile.
non sarà affatto facile, soprattutto perché nel primo settore un pochino guadagniamo, questo anche nelle prove libere e anche nelle qualifiche. Da qua, sì, vabbè, certo, se facciamo una curva così ci credo che da qua perdiamo, però anche se la facciamo bene un pochino perdiamo. Dobbiamo cercare di limare i nostri limiti qui, lì si può, no, tagliare, però arrivare un po' più vicino al cordolo eventualmente. E questi curvoni, certo, sull'asciutto riusciamo a farli con aggressività, ma sul bagnato è un attimo più problematica, perché Pino, o chi che sia, anche qua, anche sulle quattro ruote, se riusciamo a fare sto curvone fatto bene, insomma, adesso non l'abbiamo fatto male, ma abbiamo perso un po' tanto prima. Lì si riesce a guadagnare parecchio, infatti prima ci siamo insinuati con stile, qualcuno è volato, ma può capitare, può capitare. A livello di pneumatici, insomma, vabbè, davanti sta bene, dietro più o meno, però comunque più dura della media qui sul bagnato non si può mettere, quindi non potevamo fare altrimenti. Mettiamo un po' di power 3, cerchiamo di rosicchiare qualcosina, cerchiamo di rosicchiare qualcosina. Vai, vai. Aie, aie Pino. Un po' troppo distante. Non è affatto facile per il nostro Pino. Tempi un po' altini. Bastianini davanti a noi in quattordicesima posizione. Dalla partenza ne abbiamo guadagnata una con alti e bassi, nel senso eravamo riscesi anche in ventesima posizione. Poi di poi di stile ci siamo ripresi qualche posizione per tornare più o meno a quella che era del nostro start. Attenzione qui, sempre un po' troppo aggressivi, dobbiamo stare attenti anche ai tagli curva, perché in altre due dobbiamo fare il long lap penalty. Siamo al quinto giro, dobbiamo gestire bene questa situazione, però qualcosina abbiamo riguadagnato, signori, qualcosina. Siamo avvicinati a Bastianini ed Espargaro qui davanti. Attenzione qui, questo curvone dove noi siamo estremamente leggiadri. Guardalo lì all'esterno, Pino, Pino all'esterno. Ci prova, attenzione qui, in staccata. Attenzione a non tagliare qui Pino, mamma mia, i rischi. Sì, perché poi, cioè, non è che non è voluta la tagliata, nel senso che a filo, come detto, il destra-sinistra non è sempre gestibilissimo al millimetro, quindi se ti trovi pelo pelo sul cordolo è facile che o te ne vai un po' più largo o te ne vai un po' troppo stretto, ma non sempre è voluta, perché insomma nei giochi con le moto, nelle due ruote, il destra-sinistra è sempre un po' più complicato, perché comporta la gestione del peso del pilota, che ti può sbilanciare un pochino quello che tu pensi che stai facendo in curva, quindi... Allora, ci siamo ripresi un'altra posizione. Attenzione qui al Mugello, perché Pino lotta con Bastianini, che rimane incollato, si prende la scia. Noi cerchiamo di avvicinarci ad Espargaro. Madonna, che ci ha mollato qui Pino. Con quale staccata, signori? Con quale staccata? Con quale sorpasso pulito, tra l'altro. Attenzione qui, che questa... quella dove a volte ci si affonda dentro il cordolo la moto. Attenzione, Pino sta prendendo il suo ritmo. Sesto giro, non so le gomme come potranno resistere. Allora, a livello di temperatura va bene, va bene, perché le medie al posteriore, come vedete, non stanno raggiungendo temperature troppo alte come era successo, vabbè, in qualifica giustamente vai con le soft, perché devi fare il tempone e devi girare pochi giri, per quanto io poi alla fine me ne sono fatti un po' troppo. Infatti ho finito. Attenzione pure alla benzina, guardalo qui Pino, qui non ce n'è per nessuno. Davanti a noi Pecco Bagnaia in undicesima posizione. Madonna, che remontata il nostro Pino dopo un primo giro sofferto che ci ha portato alla ventesima posizione. Stiamo risalendo pian pianino.
Pian pian pino. Vabbè, lasciate stare. Attenzione, potrebbe succedere un macello qui. Potrebbe succedere un macello. Levate. Dobbiamo rischiare il taglio. Mettiamo power 3 qui. Staccatona. Vai P. E non me tamponate che poi... Guardalo! Mi ha buttato proprio fuori dalla traiettoria sto graffio della mignotta, Olivera! E ne approfitta anche Spargarò. Perdiamo due posizioni, un colpo solo. Eravamo lì vicino a Pecco Bagnaia e sti due. Lasci loro, levatene. Vabbè, tiro un ass. Staccatona di Pino! Andiamo, andiamo piano piano, lascia scorrere. Piano piano, Pino, cerchiamo di recuperare un pochino. Altri due giri, a livello di benzina ci siamo, va bene. Però la gestisco perché comunque la... Arco 2. Se mettiamo power 3 nel misto rischiamo di fare ancora più danno perché... più potenza sulla gomma e più swishate, quindi preferisco non esagerare, altrimenti poi rischiamo di fare più danno che utile. Bene così, Pino, bene così, però qua un pochino di power 3 ce lo buttiamo uguale, dai, proprio qua per vedere se... già sento che squiscio un po' troppo, però vorrei approfittare un po' qui in ripartenza dove in quest'ultima, in quest'ultimo tratto perdiamo parecchio. Siccome siamo lì lì per affrontare l'ultimo giro, magari do un pochino meno gas, ma poi quando rialziamo la moto spariamo a cannone. Ok, vai vai vai. Attenzione. Madonna che gara che sta uscendo comunque qui al Mugello, signore, abbiamo ripreso con stile. Pino in dodicesima posizione, ultimo giro per noi. Per tutti in realtà, ma va bene. Attenzione, attenzione, attenzione. Madonna che staccata che ha fatto Pino. Guarda come gestisce il gas, guardalo! Caraglia, sapevo io. E niente, quella curva ogni tanto mi si abbiocca la moto. Se mettiamo power 2 non vorrei arrivare. Madonna, Doc! Scusa caro, ma... è già successo, tu inchiodi troppo. No, 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 no. Inchiodi troppo, inchiodi troppo. Devi essere più leggiadro nel gestire la staccata. Attenzione, siamo in decima posizione, il Vale controlla il buon Pino, giustamente lui c'ha paura che Pino arriva e tac, toccatina di Pino. Attenzione, qui riproviamo come... eh no, levate! No, te devi togliere dal cazzo però, Scusa, Vale, ma no, noi in quella curva superiamo sempre, quindi se ti metti ci riprova. Attenzione, sono due gare che... rissa con il Doc, sempre in amicizia, e qui il Doc però perde un po' di posizioni, dobbiamo stare attenti. Tantissimi qui. Gestisci Pino, gestisci, metti attenzione qui, vai di power 3. Ho messo power 3. Piano piano, piano piano Pino. Andare all'interno che questi te spingono. Attenzione, con quale gara clamorosa il buon Pino qui al Mugello. Era partito in sedicesima posizione, primo giro, qualche errore, ci eravamo ritrovati in ventesima. Adesso guardalo qui, guardalo come ci recupera posizioni su posizioni, si insinua nella top 10 con stile, spallatina e non a posizione. Guardala il tempo, miglior giro. Attenzione, no, non è vero, miglior giro. No, miglior giro, 1.59.4, lui ha fatto 1.59.7. Signori,
La difficoltà è sempre la stessa, eh. Non so se è il bagnato, siamo noi che siamo tornati fomentati, però grande, grande prestazione. E signori, non so cosa sia successo, stavo rivedendo il replay per fare la miniatura ed è accaduto ciò. Non risponde più ai comandi il gioco, non si è neanche impallato da qualche tasto, niente, proprio che non... E se usciamo ha salvato? Perché se non ci ha salvato questa prestazione, ci lanciamo dalla moto proprio in corsa. Vabbè, niente, signori, sperando che abbia salvato la partita, noi ci vediamo con la prossima. Come detto, abbiate pazienza al momento della situazione un po' saltellosa per quanto riguarda i video, però cerco di fare il possibile. A breve torneremo anche con le live sull'altro sito. Comunque, seguitemi anche su Instagram dove magari vi aggiorno un pochino del setupino e ci vediamo alla prossima, ragazzi. Un saluto a tutti da quel tale Ale.